concentro sul viso che ho nella memoria e immagino Eury mentre racconta I più vecchi che... dei vecchi dicono che i più grandi dei, quelli che hanno fatto nascere il mondo, si pensavano tutti simili. Non avevano lo stesso pensiero, ognuno aveva il proprio, ma tra loro si rispettavano e ascoltavano. E i più vecchi dei vecchi dicono che se non era così, il mondo non sarebbe neanche nato e gli dei avrebbero passato il tempo a combattersi per quei pensieri così Dicono i differenti. più vecchi dei vecchi che per questo il mondo all'inizio era uscito con tanti colori e tante forme, tanti quanti i pensieri degli dei più grandi e più antichi, i primi. Erano tanti gli dei più grandi e molti i pensieri che aveva ognuno di loro, e infinite le forme e i colori con cui gli dei avevano rivestito il mondo. E a quell'epoca i colori si alternavano e rivestivano le cose, e il mondo era tondo. Il calore seguiva poco a poco al ghiaccio e a poco il ghiaccio al calore. E anche le cose cambiavano, e il cambio delle forme faceva mutare l'aspetto del mondo, che oltre che rotondo, ruotava in uno schema circolare. E così anche le forme delle cose si ripresentavano a ritorni circolari, fisse ma non Ma rigide. dicono, i più vecchi dei vecchi, che l'accordo all'inizio era diverso. Durante il primo consiglio degli dei si erano scoperti differenti e allora si erano messi a parlare. E ogni volta che uno finiva un discorso, l'altro ricominciava. E le prime parole erano: il mio pensiero è differente dagli altri. E nell'esatto momento in cui ognuno aveva detto: il mio pensiero è diverso dagli altri, in quell'esatto momento ognuno aveva taciuto. Perché si erano resi conto che quando uno diceva l'altro, stava parlando di qualcosa di differente. Ma dopo qualche istante di silenzio, ogni dio si era reso anche conto che era stato quell'istante di silenzio il primo accordo, perché ognuno aveva riconosciuto e accettato la differenza e l'esistenza dell'altro dio. Così si erano separati, ma il tempo allora non esisteva, ed era come se non fosse passato. E loro non riuscivano a mantenere la memoria di cosa era successo. E dicono, i più vecchi dei vecchi, che seguirono altre discussioni, perché riconoscere l'esistenza dell'altro non era lo stesso che accettare la sua esistenza. Se ognuno degli dei aveva dimenticato la memoria dell'altro, perché il tempo ancora non esisteva. E continuarono a parlare e parlare, e poi a discutere, e poi ancora a parlare, e parlarono di come ogni dio era differente dagli altri. Ma questo parlare non era pesante, non era importante, perché il tempo continuava a non esistere. Dicono i più vecchi dei vecchi che mentre ogni dio, come sempre, parlava della sua differenza e mentre gli altri ascoltavano, a un tratto uno si era alzato e si era guardato intorno e aveva detto che, mentre prima ascoltava gli altri, come per una magia, gli erano venute in mente delle immagini. E aveva visto la vera forma dei fatti e dei motivi per cui lui era là a parlare con gli altri dei, ma anche perché esistevano altri dei e perché era giusto che parlassero e perché le cose del mondo, per esistere, dovevano cambiare in continuazione forma e colore. Il Dio disse che il mondo e la memoria non avevano una forma rigida, ma circolare. Dicono i più vecchi dei vecchi che in quel momento anche gli altri dei, come per una magia, avevano visto la stessa forma e da quel momento avevano cominciato a ricordare quello che di differente c'era dentro di loro. E così riuscirono a conoscere meglio se stessi e le loro differenze. Dentro di loro, ognuno degli dei aveva scoperto un altro Dio, un'altra figura che chiedeva di essere compresa e che si rifletteva nella memoria delle differenze degli altri. E ognuno si poteva scoprire e conoscere e poi capire solo se ci si ricordava di ascoltare gli altri. E far girare il mondo in tondo, e fargli mutare forma, e poi fargli mutare colore, e assieme a questo i più vecchi dei vecchi dicono che gli dèi, da quel momento, scoprirono il tempo. Dicono i più vecchi dei vecchi che questa scoperta, che pareva una cosa sciocca se ognuno la pensava solo, era stata una grande scoperta, e la gioia e la felicità fu così grande che ogni dio si era messo a ballare e cantare. E cantare e a ballare in circolo. E il tempo era passato e per la prima volta si era fatto molto tardi. Ma non importava a nessuno, anzi era più bello, proprio perché il tempo adesso permetteva di vedere la forma del ricordo
e la differenza con gli altri è il suo scorrere. Così ballarono e cantarono e ballarono, felici di avere scoperto che dietro l'altro e dietro la rotondità del mondo, in realtà, c'era la memoria di loro stessi. Affonda troppa distanza per riuscire a toccarti.